Corpo indocile, Marea 3 del 2009. Perché così fan tutte, di Sandra Verda. Avere un corpo indocile può dipendere dall'atteggiamento mentale di una persona per mezzo del suo carattere, della sua cultura, della sua educazione, del suo ribellarsene e di molte altre espressioni dello spirito. Ma spesso dipende dalla materia stessa di cui è fatta una persona, la carne intendo, la sua fisicità, la sua vulnerabilità. In una parola, la malattia, l'esperienza che più di ogni altra cosa pone in continuo contatto corpo e pensiero.